Zombie apocalypse. Come state? Spero bene. Allora, nuovo video. Che criccio. Non ho fatto morning routine perché sinceramente non ce l'ho fatta alzarmi di corsa. Però vabbè, non importa. Adesso facciamo questo video che criccio. Spero che stiate tutte bene. Io intanto sono un cano. Quindi che dirvi? Allora, innanzitutto vabbè, ma con voi non è stato possibile, vabbè, dettagli. Tanto si vedono le pizzette, vabbè, io ho provato a coprirlo, ma poi lavando i denti e tutto quanto mi è passato in mente di coprirlo, vabbè. E nulla. Quindi guardate, quindi alla fine, vabbè, che me ne frega se non mi guardate. L'importante è che la luminosità si sta abbassando. E vabbè, comunque io sono pronta per fare altri video vlog. Che cricci. Come? Eh sì, sto bene quando faccio video vlog. Mi piace fare video vlog e mi piace anche divertirmi a truccarmi, soprattutto. Oggi mi sono truccata così, vedete? Matita, non ho messo l'eyeliner, sembra che ce l'ho, ma in realtà non ce l'ho, vedete? Ho solo le sopracciglia fatte, ma l'eyeliner non ce l'ho. Ho solo rialzato un pochettino le cigliuzzi, vedete? Ed è già una bella cosa. E niente, quindi ho tutta la camera disordinata, voi non potete capire, adesso ve la faccio vedere, aspettate un secondo. Che ho la camera disordinata. Già. Però questo è il mio letto. Lì ho roba da mettere a posto, vabbè, non a posto. Alcuna è sporca, ma voi? Cioè, vi lavate appoggiati lì, da quella parte. Poi qua c'è tutta la mia roba. No, di che. Sì, avete visto abbastanza, ora avete capito bene come è messa la mia camera, quindi va bene, ok, niente. Tanto io ve l'ho detto, mi lavo i denti, sì. Ora mi ripevo questa pasta gassosa, come avete chiamato voi, gassosa, e niente, me ne bevo un po'. Una volta c'era il gruppo dei gatti, ricordate, io penso di sì, sono molto più di gazzosa, anzi erano, perché non sono ancora più dove sono finiti, gazzosa, vabbè, vabbè. Utilizzando stamattina, ho utilizzato come pre-trucco, poi ho utilizzato questo Vichy Mineral Water 89, ed è molto buono, mi piace tanto, e della Vichy, come nulla, tutto lì. E praticamente oggi sono andata al porto a prendere dei miei documenti, carte d'identità e cartella sanitaria, perché lunedì devo andare dal dentista e siccome sono esente a tutte le visite e via discorrendo, non devo pagare le visite né niente, quindi mi sta bene così, cioè non che mi sta bene così, insomma, diciamo che io tutto sommato, aspettate un attimo, vi dicevo, io tutto sommato posso andare alle visite tranquillamente, perché non devo pagare le visite, i ticket a volte sì li devo pagare, ma non del tutto. Eccomi qua, allora, aperto la finestra così c'è più luce, e nonostante c'è più luce io posso andare. Quindi a sto punto, ragazza, che dirvi? Non lo so, volevo mettermi tu. Boh, vabbè, anche là. Come ragazze, allora mi sono messa qui perché c'è più luce, ma soprattutto anche perché così almeno riesco più a vedermi meglio. Scusate un po' per la voce, ma è questa che è. Che dirvi? Fa un caldo, c'è allucinante, vabbè, è sempre che fa caldo. Allora io mi tolgo un po' gli occhiali perché le occhiali se ne sono andate, perché
coperte, ovviamente, e quindi mi sento più soddisfatta oggi perché non mi devo vedere, non mi dovete più o meno assorbire con le occhiaie. E già, poi c'è le sopracciglia fatte, il mascara messo, quello volumizzante che ho, e poi ho anche vabbè, le ho un po' incurvate, ho fatto un po' effetto matita, ma non sembra, però è così. E ho messo appunto il correttore così non si vede niente, ho messo un po' di bronzer per dare effetto più baciata dal sole, più abbronzata, più abbronzita, come dice Clio. Già. E niente, questo è quanto. Ora vi rimetto gli occhiali perché non vedo niente, vabbè. Sembra che mi sto accecando, ma in realtà non è così. Nulla, oggi ero vestita con questo pantalone che vi ho appena fatto vedere, se riesco a filare. Con questo pantalone qua, che non so cosa si vede. Eccolo qua, questo è il pantalone, vedete? Si vede qualcosa? Sì. Sì che si vede. Questo è il pantalone. Con questo gancio qui, con questo elastico qui, a mo' di scarpa, però vabbè, così. E una maglia che vi ho fatto vedere tante volte. Ed è questa qui. Aspettate che ve la metto meglio, va. Ve la metto meglio. Qualcuno sta caricando video tutta forza, vedo. Dio mio, che botte, vabbè. Perdonate le botte, ma non ci posso fare niente. Allora, questo è la maglia in sé, vedete? Ecco qui. E questo è il cigno, ecco qua, questo è davanti, quello era davanti e questo è di dietro, qua è tutta spellucicosa, non so se rende al video, è bella spellucicosa. Cioè, le scarpe ovviamente ho messo che me le potevo fare, queste che ho addosso, però queste qua tutte zozze, ma vabbè. Perché raga, non so se vi rendete l'idea, però aspettate un secondo. Eccomi, allora, dunque. Vi stavo dicendo, in teoria, ok, non voglio mettere il dito sopra, a telecamera ovviamente, perché devo dire che non sono, cioè sono puliti, ma non mi vedo io, quindi vabbè. Vi stavo dicendo che perché la sto fermo con questa telecamera? Boh, vabbè. O forse non mi vedo io comunque. Vi dicevo che innanzitutto ora da questa telecamera registro molto bene e soprattutto con la finestra aperta si vede il mondo benissimo. Poi c'è lo chignon, non so se si vede. Da dietro c'è lo chignon. E niente ragazzi, questo era tutto. Io vi lascio e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Allora, se questo video appunto vi piace, grazie del like, metto un like appunto e attivate la campanella se vi iscrivete e perché no? Fatemi sapere con un commento se questo video che vi è piaciuto. Oggi sono stata al porto appunto, non so quante volte l'ho detto. E mi preso le mie belle cose, poi sono uscita, cioè ho fatto del giro largo, lungo e largo e basta. Ciao, vi voglio bene, a dopo. Vedete che ho aperto le finestre, non so cosa si possa constatare, ma da questa parte ho aperto le finestre. Aspettate. Vedete che ho aperto le finestre di qui? Sì, perché altrimenti. Allora, questa qua è chiusa, però
però tutto il resto è aperto, così c'è più luce, vedete? È già meglio così, no? Che ne dite voi? Ecco qua, e da qua sto registrando io, così è tutto bello. Guardate come ho i piedi, vedete come ho i piedi? Non vogliono visti, sì, lo so che fanno schifo, ma questi sono i miei piedi. Perché le Birkenstock mi toccano, vedete? Questi sono i piedi. Sì, la ceretta l'ho fatta, ma fino a un certo punto, perché poi le Birkenstock mi hanno toccata. Vedete? Ciao. Ecco qua. Questi sono le Birkenstock. Ecco qua, questo è quanto. Eccomi qui. Allora, scusate per i rumori che non se ne poteva più, però voi non avete la benché minima idea. Mi metto così perché sennò non mi vedete, se mi tocco gli occhiali se non faccio prima va. Allora, prima di tutto, se sentite l'umore destra manca, potete ben capire che qui siamo in un condominio e ovunque fa come gli pare. L'abbiamo detto mille volte di non sbattuare il portone, ma non c'è niente da fare, vabbè. O non ne frega niente, semplice. Quindi, praticamente vi sto dicendo che ho i piedi che fanno schifo, ma dovrei anche i talloni fanno cagare. Scusate se vi dico il termine, lo taglio questo, vabbè. Non mi piacciono i piedi, non mi piacciono. Sopra il dorso del piede non vuole visto di come e nulla e questo è quanto. Quindi aspettate, ok, così se mi vedete. Allora, quindi praticamente è nulla. Ho dei piedi disastrati all'ultimo punto, sono, lo so. Potete dirmi di peste corna, ma me li devo curare. Questo piede è più peggio dell'altro. È peggio dell'altro, ti dico che sì. Poi, e vabbè, la ceretta l'ho fatta in tutto il corpo, ma i piedi sono sempre loro, fanno pietà, vabbè, niente. Quanto sono arrivata ai video? Aspettate un attimo. Ah, non lo vedo più, vabbè. A 44 minuti e niente. Qui il tempo fa un po' schifo, però vabbè, non è bello. Nel senso, no, che sto dicendo? Appena detto che il tempo è bello, non è schifoso, voglio dire, fa caldo, c'è sole, c'è tanto sole, ma mi sto un po' confondendo. Temo che alcuni pezzi li dovrò tagliare. Li taglierò, state tranquilli, se mi riesci li taglio. Non li voglio lasciare così. Sì, lo so, sembrerò robotizzata, tagliando tutti i pezzi, però ho necessità di non dire stupidate, cioè se le dico le stupidate li voglio tagliare. Ecco tutto. Vi stavo dicendo dunque che il tempo è bello ma fa un caldo allucinante. Se volete vedere ho aperto anche le finestre. Aspettate un secondo.